fin da piccolino a casa ascoltavo sempre i dischi con mio padre di Big Spade, di Shirley Sheval, di Clifford Brown, Gillespie, le orchestre, le cose, anche proprio piccolo. E quindi tra i vari strumenti, così, fin da piccolo, me ne ho sempre affascinato proprio da questo strumento, no? E quindi un bel giorno, 8 anni e mezzo, 9, ho chiesto io a mio padre che volevo provare a suonare la tromba, no? E ho iniziato così. E quindi ho iniziato con lui i primi anni. Soprattutto il balance, il groove, lo swing, no? Questa cosa fondamentale insieme all'armonia, giustamente la melodia, no? Cioè lo swing è proprio, lo swing è non solo nel jazz, lo swing è proprio il balance, quella cosa che ti fa muovere senza pensarci, funziona, no? Poco prima di suonare, ecco, no, non ho qualcosa di particolare, l'unica cosa è che quando, ecco, manca 5 minuti, non vedo l'ora di iniziare, ecco, mi prende un po' quell'ansietta che non è della serie, adesso sbaglio tutto, no? Però quella cosa che dici, magari sono 8 giorni che suono, poi la tromba sei con me, suoni tanto, magari da un giorno all'altro può anche capitare che sei un pelo più stanco e già senti che non funziona come il giorno prima, è sempre un po' a rischio questo strumento, più degli altri per questa cosa qui. E quindi poco prima di iniziare, che faccio due notine così e sono lì che sto aspettando di salire sul palco, non vedo l'ora proprio di salire, no? Perché appena poi faccio le prime note, poi parte tutto, no? Quelli un po' che sei un po' giù, perché succede, perché quando sei in giro un mese non è che sei sempre rose e fiori, cioè, il mestiere comunque anche è tosto a livello psicologico, no? Tenere sempre, no? Ogni giorno tutto quello che succede, no? Che qui in fondo quel momento del palco è la cosa più bella, no? Perché fai quello che ti piace, tutto il prima e il dopo.